Adesso c'è un momento molto molto speciale. Ah, specialissimo. È un momento in cui accogliamo sul palco una persona che voi tutti conoscete. Fabietto, sei pronto? Nel frattempo io posso dire una cosa? No, non finisce con giraffa. Ma adesso, ecco, suono inconfondibile. Accogliamo sul palco Fabio, che era il bassista dei Wretched. Avevamo 17-18 anni, erano i nostri idoli assoluti. Adesso a 20 anni di distanza ci dobbiamo suonare con lui. Non so cosa significhi questa cosa, però è molto bella. Grazie, Fabio. Questa cosa è molto bella perché indipendentemente dall'età, dalla generazione, dai luoghi in cui andiamo a suonare, che sia Lituania, che sia Estonia, c'è qualche cosa che ci accomuna tutti, ed è lo spirito, chiamiamolo, del do it yourself, dell'organizzarci, dell'auto-organizzarci, perché a volte tendiamo a dimenticare che fuori da questi nostri paradisi imperfetti ci sia un mondo fatto di uomini e donne che venerano il lavoro e il dio danaro e hanno valori completamente diversi dai nostri. Io a queste persone dico due cose. Uno, che piuttosto che adorare il loro dio lavoro, adoro il dio giraffa. La seconda cosa tastiere, non hanno il synth, quindi ci sentiamo un pochettino depersonalizzati. Ma noi ce li mettiamo. Non so se qualcuno ha apprezzato la performance canora del nonno. Qualcuno? Grande nonno! Bravo, bravo. Non tutti sanno che nel 1998 era il nonno il cantante di Kalashnikov. Qualsiasi momento c'è. Ok, il prossimo pezzo di solito lo introduciamo. Sì, no, è vero, più o meno è coetaneo, è contemporaneo. E ci piace introdurlo con questa cosetta che diciamo spesso, che è: noi siamo i Kalashnikov e dichiariamo guerra alla disperazione e malediciamo quegli uomini e quelle donne che sventolano bandiere